A Monte Pomponi, vicino al Passo della Consuma, si è celebrata la cerimonia di commemorazione dei paracadutisti dello squadrone F. Tenente Eldo Capanna e sergente Otello Boccherini decorati con la medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Una cerimonia posticipata rispetto agli avvenimenti di 79 anni fa, facendo sì che per la prima volta vi fosse la partecipazione degli studenti dell'Istituto Comprensivo Alto Casentino. Sì, questa è stata sempre la nostra volontà, già da tantissimi anni lo facciamo nella rievocazione di Vallucciole, nella commemorazione poi di Pio Borri. È sempre stato le scuole medie soprattutto l'interlocutore principale, le terze. A Pomponi ancora non ci eravamo mai riusciti perché purtroppo ricorrendo i primi di settembre le scuole sono chiuse e allora quest'anno abbiamo deciso di sacrificare la puntualità della ricorrenza con invece farlo a scuola aperta, ed è stato veramente bellissimo avere oggi le terze qui con noi, gli ha dato veramente un altro significato. Fra l'altro sono proprio i giorni in cui ricorre la liberazione di Prato Vecchio Ostia, quindi credo che da ora in avanti sarà questa sicuramente la data che porteremo avanti. Ringraziamo il sindaco, l'amministrazione comunale, il maresciallo Portera, il colonnello Marco Margutti, comandante del 185° Reggimento Paracadutisti, ricognizione e acquisizione, obiettivi Folgore di Livorno, il presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione di Arezzo, il signor Giuliano Caroti, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e di arma, e gli eredi del tenente Capanna e del sergente Boccherini per averci dato la possibilità di partecipare a questa giornata di commemorazione del 79° anniversario. Ed è bello dar loro e trasmettere alcuni valori importanti. Io direi la cosa più importante è che è alla ribalta e che purtroppo non ha mai una soluzione, direi, corretta o giusta, è che le controversie, diciamo così, internazionali, molto spesso, o purtroppo quasi sempre, vengono risolte attraverso la guerra. E questo sappiamo che non va bene, non è giusto, perché guerra chiama guerra, morte chiama morte, e questo discorso va sempre riaffrontato, riapprofondito. Nonostante non si impara mai, ragazzi, dalla storia non si impara mai questa cosa. E quindi abbiamo questi risultati. Per cui io che ho oggi la funzione di fare un pensiero spirituale, aggancio questi valori che poi sono della Costituzione, perché la Costituzione ripudia la guerra sia nell'offesa che nella difesa. E lo collego a Gesù. Gesù non ha mai offeso e non si è mai dovuto difendere, no? In maniera violenta, in maniera forte, perché ha sempre agito per costruire, creare un dialogo, nuovi rapporti, per cercare di rendere coscienti le persone di quello che sono, di quello che possono fare, del bene che possono fare, perché il male lo sconfigge con il bene. Proprio per l'enorme valore del sacrificio di questi giovani paracadutisti, vogliamo mantenere vivo il ricordo di questo fatto accaduto a Monte Pomponi e legato alla storia del nostro territorio, perché conoscere il proprio passato può farci sentire protagonisti di un responsabile senso di cittadinanza. Portiamo a tutti i saluti del nostro dirigente scolastico Librizzi, che sta partecipando ad un convegno dei dirigenti. Grazie ragazzi. Grazie. Eldo Capanna e Otello Boccherini, prima di essere ufficiali e sottufficiali, erano due grandi amici, sì, che hanno difeso la nostra democrazia dandolo a loro vita
per la libertà della nostra nazione. E ricordo, le nostre tradizioni sono nelle mani di voi giovani. Voi siete il futuro e vi chiediamo di continuare a difendere la nostra libertà, non con la guerra, ma con l'intelligenza, il coraggio e la forza che ha sempre contraddistinto gli italiani. Crediate nel tricolore e nella Costituzione, perché oggi fa 75 anni e noi continueremo a credere in voi. Viva l'Italia! Grazie. Un monte che non si vede dalla strada, un monte poco segnalato, quindi sarà ancora, dovrà essere ancora di più segnalato, in questo caso con Carotti che porta avanti queste celebrazioni con forza, con questa voce sempre che ha e che tira fuori nel momento per dare, diciamo così, per caratterizzare l'importanza del ricordo, l'importanza anche della folgore, l'importanza di quello che è stato naturalmente anche il nostro esercito, ma anche e soprattutto la folgore. Ma qui c'è un altro rappresentante che è importante. Io negli anni, quando sono venuta su, ho sempre visto depositare la medaglia qui su questi gradini. Oggi invece ho visto qualcosa di più importante. Il voler tramandare quella medaglia ai giovani della Folgore che erano qui tutti schierati. Quella medaglia sta bene lì, perché credo che veramente ogni ragazzo che sceglierà di entrare, anche se non è più obbligatorio naturalmente, all'interno di un percorso che riguarda l'Italia e quindi anche la salvezza della nostra libertà, io credo che veramente sia importante. Ha fatto un gesto meraviglioso e credo che sia stato molto apprezzato da tutti. Ma come è giunto questo messaggio grande per tutti? Perché so che questa medaglia domani sarebbe stata dentro un cassetto e l'avrei ritirata fuori l'anno prossimo. Qual è la migliore occasione di questa medaglia? Ma sono sicuro che anche Otello vuole che stesse dove deve stare, dove tutti la possono vedere. Ovviamente questa sarà custodita nel nostro museo che abbiamo all'interno della caserma, so. E sarà sicuramente messa in un posto di primo piano e di rilievo per dar lustro ovviamente a... Grazie, so che lì sarà benissimo. Sicuro. E sarà contento anche Otello. Grazie ancora. Devo dire che negli anni, primi anni 80, 80 venne, allora non so se era generale Gai, Era già generale, venne in comune a cercarmi e disse, dice, vorremmo fare qualcosa a Monte Pomponi perché ci sono stati uccisi due paracadutisti. E subito dicemmo va bene, e mi ricordo parlai con il capo cantoniere Bruni, qui ora ci sono i figli, e dissi di fare qualcosa per prepararlo. E difatti tutta la parte qui di cemento fu fatta da noi cantonieri direttamente, e poi facemmo l'inaugurazione e venne appunto una bella festa. Io mi presento, sono comandante del 185esimo reggimento RAO dall'8 di settembre. Oggi per noi, e soprattutto questo mi rivolgo a tutti i ragazzi, è un momento importantissimo che io ho voluto esaltare in un certo senso, prima di tutto con l'amico Stefano, nel momento in cui ha depositato la corona, in quanto, non so se tutti hanno notato, ma in quel momento c'era il buon Stefano, che ovviamente rappresenta quello che è stato e di quello che si trascina dentro di sé, la commozione che in quel momento ha rappresentato, è un giovane acquisitore che ha ereditato quelle che sono origini, compiti, tradizioni di oggi, e hanno depositato, hanno fatto onore al caduto di ieri. Questo momento perché è importante per noi? Perché soprattutto qua davanti a voi avete una rappresentanza sicuramente che ha fatto gli onori ai caduti, alla bandiera, in armi, ma in più avete gli acquisitori, l'aliquota operativa del reggimento, quella per il quale noi oggi siamo i degni, come dire, proseguitori di quello che nel passato hanno fatto gli arditi, gli uomini speciali del primo squadrone e dello squadrone F
di allora, che per compiti, per capacità, per raggiungimento di quelli che dovevano essere gli obiettivi, oggi sono qua rappresentati da questi qua ragazzi nuovi. Quindi per voi sicuramente un film tutto quanto nuovo, un po' di riferimenti che vanno a determinare quella che è la comunità di oggi, ma soprattutto questo lo sto usando come momento anche significativo per gli acquisitori di cui io mi fregio e mi onoro di comandare e mi porto la bandiera, diciamo, custodisco la bandiera. Perché quello che le tradizioni, le origini e gli operatori hanno fatto in passato sostanzialmente devono essere sempre il riferimento per capire chi siamo oggi, quello e quello che vogliamo raggiungere domani. Senza questi riferimenti la società, che ovviamente in quest'ultimo periodo sta un po' cambiando, i ragazzi hanno un po' di riferimenti, diciamo, più connaturati dal social, dalle varie piattaforme, lo scambio tra persone normali e le comunicazioni normali sembrano un po' venir meno, e quindi questi sono momenti importanti, perché a tutti quanti noi devono far riflettere che gli obiettivi che bisogna raggiungere sono altri e che c'è un solo intento, che è quello di andare sempre avanti nel rispetto delle tradizioni e di tutti quelli che erano gli obiettivi nuovi che vogliamo raggiungere. Carote, con forza ogni anno ci ritroviamo qui a Monte Mobboni. Qui c'è tutto il nostro territorio. Gli uomini si sono sacrificati per questa libertà ed è giusto ricordarli, ma è giusto anche ricordare veramente il paracadutista che è stato fondamentale nella nostra guerra di liberazione. Assolutamente sì, 79esimo anniversario di questo sacrificio, 2 medaglie d'oro al valor militare. Eldo Capanna, Otello Boccherini, 2 paracadutisti con ideali e valori ben saldi, senso del dovere e l'amor di patria, hanno dato la loro vita. Oggi questa celebrazione è diventata, ha cresciuto di valore, perché siamo riusciti, speriamo almeno, penso di sì, di trasmettere questi valori ai giovani, che sono il futuro e sono quelli che dovranno guidare le file di questo paese, che sta perdendo i punti di riferimento e sta perdendo l'identità, ahimè. E invece qui abbiamo continuità di valori. Abbiamo Stefano Boccherini, nipote di Otello, che ha fatto un gesto ricordato enorme, perché ha voluto dare continuità ai valori. Quindi il riconoscimento che ha avuto nel sacrificio dello zio, trasmetterlo ai giovani, trasmetterlo a chi praticamente è ora che deve tenere ben saldo e andare avanti nella continuità. È un gran giorno, è un giorno speciale e noi ci mettiamo il cuore, perché è giusto che sia dato il giusto tributo a chi ha dato poi il benessere che stiamo vivendo. Credo che il messaggio più bello sia stato anche quello che ha portato Margutti ai ragazzi, ai giovani. Gli ha fatto vedere altri giovani che hanno fatto delle scelte importanti di vita, che hanno fatto la scelta che si chiama Italia, ma soprattutto l'Italia è fatta di persone, di gente, che hanno bisogno proprio di loro. Esatto, l'orgoglio italiano. Oggi qui stiamo vivendo l'orgoglio di essere italiani. Questo patrimonio di valori che abbiamo ereditato, il primo articolo era: siate orgogliosi della vostra patria, e noi di essere orgogliosi di essere italiani. E la memoria deve rimanere viva per chi, nel caso i paracadutisti, che hanno sempre pagato prezzi alti, tanti hanno pagato con la vita, ma i paracadutisti in particolar modo, lo vediamo tuttora nei teatri internazionali, sono quelli che pagano di più, perché hanno l'audacia, hanno il temperamento, hanno praticamente, diciamo anche qualche volta, lo sprezzo del pericolo, però sono sempre in prima linea, perché la patria è patria e non si può confondere con altre, chiamiamole così, che ci capiamo, mezze misure, la patria è patria. Sindaco, queste parole di Carotti? Ma Carotti è sempre, ci mette un cuore, un animo, una passione che gli vengono sicuramente
dal vivere in maniera molto forte il suo essere paracadutista, ma l'essere anche profondamente legato all'italianità, no? Cioè, al sentirsi italiani nel vero senso della parola. È una grande risorsa anche verso i ragazzi, io credo che gli dia quella passione che a volte oggi viene un po' meno. Quindi l'integrazione fra l'associazione e fra invece il 185esimo, oggi rappresentato dal comandante Margutti, che sicuramente è, per noi è un elemento di grandissimo onore. Pochi anni fa abbiamo concesso la cittadinanza onoraria e tutti gli anni rinnoviamo questo vincolo di amicizia. Per noi è davvero molto molto importante. Oggi aver avuto i ragazzi qui credo sia stato particolarmente rilevante proprio per questo, perché fa vedere come esercito, istituzioni, associazioni combattentistiche d'arma, tutti i civili che intervengono e la scuola sono tutte facce diverse della stessa Italia, della stessa Repubblica Italiana, che convergono tutti nel rievocare queste persone, questi eroi, e nel ricordare che appunto non c'è da fare tante distinzioni. Allora si è combattuto per la libertà, per la democrazia, e chi lo ha fatto va solo ringraziato, perché quella era la strada giusta da perseguire, le altre purtroppo erano sbagliate. L'immagine finale che metterò sarà quella di Margutti con la mano sulla spalla di un giovanissimo studente, ma la voce che ci sarà sotto sarà quella di Carotti, perché ti voglio sentire dire Folgore.